Alexa, accendi proiettore. Che schifo! Benvenuti ragazzi nel mio mondo magico. Ti ho spento la luce del proiettore perché così almeno non ti vedo. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto? Io non ho rispetto da nessuno, vigliacca terra. Io volevo fare una cosa carina. Stava riuscendo per una volta. Mi arrendo. Non mi si vede. Ma che sto facendo al buio? Ciao a tutti ragazzuoli. Io sono Pexy. Sentiamo voi, te l'hai acceso. Alex, accendi il proiettore. Ma non fa posto. Non vuole. Comunque la luce è accesa. Adesso mi vedi. Perché ce l'hai con me? Ma comunque, oggi ragazzi, stranamente ho fatto questa parte più tranquillo del solito. Oggi ragazzi, ecco, molto meglio, vero? Mamma mia, che tristezza. Anche se dall'intro poteva sembrare una roba di Harry Potter, siamo su un horror. Potevamo essere su una cosa di Harry Potter, vero? Ma certo che no. Quindi ragazzi, abbiamo fatto tutto. Intro schifoso, introduzione ancora peggio. Possiamo iniziare, no? Abbiamo sempre queste cose nei miei video, chissà come mai, ma è una cosa fatta bene. Perfetto ragazzi, non li voglio vedere i manichini, eh. Ho un brutto ricordo. Abbiamo appena iniziato, stiamo... Ho detto abbiamo appena iniziato, già... Cosa servono quei suoni? Ragazzi lo sapete, io con i manichini non vado d'accordo perché in ogni horror fanno cose brutte. Sono proprio cattivissimi. Ma te lo sai vivo? Mi sono cagato addosso. Ma c'è l'amico che fa gli scherzi col manichino. Fossi voi non scherzerei. Sono maligni dentro. Praticamente voleva farla spaventare e mi sa che ci è riuscito, cioè, mi ha spaventato più a me. Però vabbè. Cusis, perché ha fatto questo gesto? Lo sa anche lei che sono pericolosi. Vai. È inquietante. Me ne rendo conto. Voi dovete... Ok. Cavolo, mi sto già nervosendo, eh. Stiamo calmi. Non ridete perché questo vi fa un deretano così, ve lo dico, eh. Beh, vabbè, baby. Stanno parlando come se nulla fosse, ma il manichino, raga, fidatevi, è malvagio. Ma è vivo tantissimo, è proprio posseduto da un demone gigante. Vai, baby. No, portatevi mai i manichini a casa. Che que... Fanni un bene. You can come out now. Allora, non è il tizio che ti ha fatto spaventare prima, te lo dico. Quel vivo. Babe, se vai in cucina, vedi che si sta facendo un panino. T'avverto. Madonna, che inizio terribile però, raga. Ma neanche il tempo. Va bene. Che? Ma stava venendo in cucina. Non è successo nulla. Come puoi vedere, è ancora lì, come se... È furbo, perché lo sa che se dovessi vederlo potresti gettarlo nell'imbotizia e dargli fuoco. Digi di nuovo dei manichin? Hai mosso il manichino per caso? Mi sa che lui si è già andato, quindi... Non lo so, sai. Io fossi in te... Gli darei fuoco. Ma tanto voglio dire, che cavolo ti serve? Magari una sarta che deve fare i vestiti. Non lo so. Vai. Ha risposto. Mo tipo c'è scritto... Guarda che io sto cagando. Non so di che cosa tu stia parlando. E in palestra! Io comunque ci avevo mezzo azzeccato, eh! Non è a casa! E mo? Che vogliamo fare? Fossi in te quella scopa me la terrei ben salda perché la in testa! Ok. Guarda! È rimasto un pezzettino! Volete... Qua ci scommette te che con quel vento si ammazza! Il manichino lo usa... Meno male che se l'è accorta! Poteva essere un problema, sai? Missed you. Mi ero dimenticato di te. Dai, ma adesso sbuca per forza. Sacha! Che cosa guardi? Cosa spisi? Guarda la televisione! Io lo sapevo. È terribile! Una roba raccapricciante. Bella la lampada RGB. Comunque, adesso non è il momento di pensare alle lucine carine. Tu stai per morire, ma non lo sei ancora. Fidati. Ma che ti avvicini? Ma giragli la testa, fai qualcosa. Lo tocca, stavo scherzando. Comunque, sembra che mi stiano ascoltando. Dico, gira la testa, gliela gira. Ascoltami. Sei ancora in tempo, forse. Ma magari no, eh! Ragazzi! Beh, questo è tornato dalla palestra! Ha fatto i suoi esercizi e lei è morta! Malissimo!
Ma poi tra l'altro quel manichino non ha neanche le gambe. Come fa a spostarsi? Potevi prendere e andare. Sono fastidiosi come un cactus sul pene, ve lo giuro. Già arrivati a questo punto, ma uno cos'è che dovrebbe fare? Ma scappa, ma fissi, cretina. Ma sono proprio pericolosi, raga, io me lo immaginavo già. Ma è ovvio, quando c'è un manichino c'è la morte, per forza. Sono cattivi proprio dentro, non so perché. Vabbè, comunque, tralasciando i manichini, ne andiamo a guardare un altro. Lo sapete, sempre tu, eh. Non è che potevo, uno solo che dici basta e avanza, no. Tacchiti a sto pene. Un altro, vai. Perfetto, ed eccoci. Sempre che interrompono. Capisco. Si deve rifare la faccia. Ma basta se solo, ma poi sempre lo stesso, ma che è? Allora, stiamo calmi. Eccoci sul secondo video di oggi. E mi interrompe di nuovo. Vabbè, sentiamo. You're beautiful. Va bene. Non ho capito nulla. Era... Happy birthday. Happy birthday. Sempre gente che arriva da dietro. You're not that old. Ok, il suo compleanno. I'm wish. Ishish. Vuoi rifarti la faccia per caso? Stai invecchiando per quello. Pagamole le bollette. Per favore. Ugly. Ed è B. Le ha detto che fa schifo. Chi è che sta scrivendo queste cose sullo specchio? Che sta succedendo? Sei stata tu, infame. Ma voglio cagare pure i palloncini. Allora stiamo calmi, mi sto sentendo male. Sto svenendo. È possedutissima pure lei. Che sta succedendo? Perché la tua mano sta prendendo vita? Perché nel riflesso c'è... Ma che fa? Capisco. Tutto fantastico. Qualcosa mi dice che vuole farla diventare bella. Ma non credo funzionerà con un chilo di crema. Probabilmente è fissa e non penso serva molto. Vai, trucchiamoci. Beh, le sto facendo un favore, eh. Vuole truccarla... Non la sta truccando benissimo. Però vabbè, comunque ci sta provando. E lo apprezziamo. È un demone sereno. Facciamoci legge. Vabbè, ma fa schifo. Sei un pagliaccio. Ridi, mi raccomando. Ah no, queste per le rughe. Perché sennò poi sembri vecchia. Non sta facendo un ottimo lavoro comunque. Forever beautiful. Per sempre bella. Ma che cosa è qui tanto sta risata? Sto sorriso strano. Mi sa che ho capito, raga. Probabilmente ti stai per fare un piercing senza volerlo. Lo dico. Non hai molta scelta. Che? Ma tanto è andato, dai. Smetti di soffrire. Lasciati andare. Ma quella non si può più muovere. Quanto è brutto. Lei sta lì a guardare. Mi sa che si è fatta un po' male. Leggermente. Se vi dicessi che non ho capito un pene, mi credete, raga? Vi giuro. Che cosa è successo? Perché il giorno del compleanno il riflesso ha preso vita, ha iniziato a truccarla in modo strano e si è conficcata le forbici in faccia. I misteri della vita. Ma non ho capito neanche perché l'amica si è rimasta incriccata. Anche se è buggata. Ah, questi bug. Occhio quando fate il compleanno, non specchiatevi fino al giorno dopo. Non si sa mai. Magari. No! Magari c'è qualcuno nel riflesso. No! Verso un po' strano. Vi dicevo, nel dubbio non guardatevi nello specchio. Anche io quando faccio il compleanno non mi guardo allo specchio per 3-4 giorni. Mi devo riprendere. Ti guardi allo specchio e ti vedi brutto. Effettivamente mi sono messo uno schifo. Comunque ragazzi, a parte le solite cose, sto morendo, ce la faccio più. Qualcuno mi aiuti veramente. Voglio sapere la vostra. Mi sudano anche i piedi. Che schifo. Mi piacciono le piante dei piedi larghe. Non dovrei dirle queste cose, vero? Voglio sapere quale tra questi filmati vi è piaciuto di più. Un'altra cosa, raga. Non portate i manichini a casa.
Sono cattivi come lo schifo. In ogni caso, prima di concludere, come sempre, vado a salutare Francesco Cerletti, Michele Ferrucci, Cristina Caccia ed Emanuele Guidetti. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi, fantastica, Cristina Caccia, grandissima. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E noto, vi ricordo che descritto avete detto tutti i link ai miei social, Instagram, Facebook, quindi si va. Se non state capendo, ragazzi, non vi preoccupate, è tutto normale. Sono io che ho dei problemi e neanche io sto capendo. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!